questo senso, che intanto bisogna considerare gli avversari. E gli avversari sono avversari di degno rispetto, che hanno dimostrato nell'ultimo mese di fare tre vittorie e un pareggio a Frosinone, un pareggio stretto. Quindi è una squadra che è allenata benissimo, che ha qualità individuali importanti, che riesce a passare da un 4-3-3 solido, come hanno giocato nelle ultime partite, a proporsi con un sistema identico al nostro e avere gli stessi risultati. Quindi i conti vanno fatti anche rispetto agli avversari. Se poi dopo il tabellino mi dice, il tabellino finale mi dice, 17 tiri in porta, 17 tiri, 7 dei quali dentro lo specchio della porta, da parte dell'Empoli, 0 tiri nello specchio della porta, nella nostra porta, 0 parate del nostro portiere, quindi, e 5 parate del portiere avversario. Vedo 50% di possesso palla e 50% per gli avversari, e su questo dato magari che bisogna fare attenzione che di solito il nostro possesso è un possesso molto più ampio. E questo dimostra quanta forza e quanta qualità abbia questa squadra. E quando è fronte a una squadra di questo tipo e non gli concedi niente, concedi zero tiri in porta, io le vedo tutte le partite della Salernitana e zero tiri in porta. Non le fa mai con nessuno, ne fa molti, non che ne fa zero. Poi, dopo, sotto l'aspetto squisitamente tecnico, noi abbiamo sbagliato diverse cose, come lei diceva. Ecco, e quindi quando sbagli l'ultimo passaggio diverse volte, come è successo a noi, è evidente che poi ti puoi accontentare anche dello 0-0 alla fine del primo tempo. Vabbè, abbiamo preso anche un palo, ma ci sono stati diversi progetti di situazioni che potevano essere importantissime e raccontare un altro risultato. Io questi li ho visti e quindi ce l'ho nella testa. E poi dopo c'è l'aspetto dell'equilibrio difensivo che deve avere una squadra, sempre, e questo l'Empoli di stasera contro un avversario di rispetto lo ha dimostrato. Quindi io direi che abbiamo fatto una partita di alto livello questa sera, almeno dal mio punto di vista, potrà essere stata meno spettacolare di altre, perché poi dopo la spettacolarità te la dà il numero dei gol, spesso. Ma io sono estremamente soddisfatto e convinto che la squadra ha disputato una partita, una delle migliori partite disputate a Castellani. Diceva che l'Empoli è stata l'Empoli che ha visto stasera, ha fatto la migliore, una delle, mi pare di aver capito, una delle migliori prestazioni a Castellani. Le chiedo se questo è figlio di una Salernitana che ha fatto una prestazione come a suo avviso e qual è, vista la sua esperienza, l'ambizione di questa squadra, cioè ha secondo lei problemi a salvarsi? Mi sembra di aver già detto, ma lo ribadisco volentieri. A parere mio, la Salernitana di stasera è una delle migliori squadre che noi abbiamo affrontato, in assoluto. E la temevo, l'ho detto, Pasquale è qui presente e può testimoniarlo, l'ho detto a più riprese dentro lo spogliatoio, parlando con loro in sede di presentazione. Si è dimostrata tale e questa considerazione in senso positivo che io faccio di loro esalta ancora di più la vittoria che abbiamo fatto noi, perché era dura stasera, era dura anche sotto l'aspetto tattico, capire come dovevamo prenderli, ci eravamo preparati a prenderli in una maniera, abbiamo dovuto cambiare e capire che invece le direzioni erano tutt'altre, i ragazzi sono stati bravissimi ad adattarsi Si subito. aspettava il gioco a specchio di Granada? Sì, si è messo come siamo messi noi in campo e quindi abbiamo dovuto cambiare idea. E alle 10 minuti del secondo tempo abbiamo cambiato ulteriormente qualcosa che credo ci abbia portato parecchio, parecchio. Posto, grazie mille a tutti.